sì, ma questo non tutte queste ultime partite avremmo meritato certamente di più, però le prime difficoltà le subiamo troppo, e questo è il mio dispiacere più grande, di cui me ne prendo ampiamente le responsabilità, perché una squadra deve avere sempre carattere, che noi perdiamo. Però dico anche che in questa situazione in cui stiamo in questo momento, con tanti giocatori, soprattutto giocatori importanti, over, fuori rosa, soprattutto in un reparto nevralgico come quello del centrocampo, i problemi poi si evidenziano. Non dispiace, perché il primo tempo, come ha detto lei, già prima del gol potevamo farli noi un paio, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, come sovente ci capita, che non abbiamo sfruttato. Poi alla prima hanno fatto gol su un mezzo cross loro, e qui noi improvvisamente ci demoralizziamo troppo, e questo non è giusto, e mi dispiace per loro, ma mi dispiace soprattutto per tutto l'ambiente, perché sicuramente dobbiamo imparare e crescere sotto questo aspetto qua. No, ma io non credo solo lui sta facendo, veniva da una brutta pubalgia, l'abbiamo reinserito piano piano, la sta trovando una certa continuità, la seconda partita che fa 90 minuti, ma anche prima di quando arrivassi io aveva fatto soltanto due partite di 90 minuti, quindi è un giocatore che quest'anno purtroppo, fra infortuni e cose, ha perso troppo tempo, però è un giocatore che ha caratteristiche importanti, che fa della velocità e della tecnica le sue qualità migliori, e spero che ci dia una grossa mano da qui alla fine del campionato. Qui ci serve fare un discorso molto lungo, perché noi siamo stati 50 giorni senza con pochi allenamenti e senza la possibilità di fare nessuna partita. Adesso stiamo giocando, ma non ci alleniamo mai. Praticamente noi abbiamo giocato domenica e siamo partiti ieri senza fare nessun allenamento. Stanotte rientriamo e domenica rigiochiamo, e questo succede da parecchio tempo, e tutta quei 4-5 infortuni che abbiamo con giocatori che sono fuori in questo momento sono le conseguenze logiche di questo andazzo qua. Se si lamentano le squadre professionistiche che hanno gli incontri quando giocano soltanto nelle coppe, figuriamoci noi che da un mese e mezzo giochiamo sempre domenica e mercoledì con una rosa che ha parecchi giovani dentro e con tanta gente che abbiamo fuori. Mi sono fatto un'idea che sono squadre sovrattrezzate. Se guardate le sostituzioni che abbiamo fatto noi oggi e quelle che hanno fatto loro, mi sembra abbastanza chiaro. Noi abbiamo finito perché anche Lupo non sta al 100%, va centellinato, abbiamo finito come abbiamo finito domenica, con un centrocampo fatto da un terzino e da un esterno d'attacco, perché non abbiamo altri. Il 2002 che stava facendo anche Benino Santarpia è stato ammonito, proprio avendo questa carenza di infortuni. Io devo pensare anche a gestire questo, perché il 2002 sono merce preziosa, e se con una doppia ammonizione rischiamo di perderlo anche per domenica, e non so da qui a domenica chi potevo recuperare. Se poi si aggiunge a questo la cosa pessima, perché la cosa più brutta è stata l'espulsione, che non possiamo permetterci, perché Buffa è un giocatore importante che abbiamo recuperato anche lui dopo parecchio tempo,
e non si, e farsi tirar fuori a 3 minuti dalla fine con un risultato ormai già compromesso significa proprio che con la testa non ci siamo, però io, siccome ci sono io negli spogliatoi, le responsabilità me le prendo io, non le do a loro, perché questi sono episodi, le partite si possono perdere ma non si possono vedere questi episodi e regalare giocatori su giocatori così, in questa maniera qua. Ma io credo che noi anche oggi eravamo venuti qua per cercare di fare punti, perché i punti devi cercare di farli sempre, e proprio per questo dico che, siccome avevamo una partita domenica, la rosa è questa. Oggi eravamo 18 qua, 19 con due portieri in panchina, 19 con due portieri in panchina, e siccome non credo che da qui a domenica possa recuperare qualcun altro, non dobbiamo cadere in queste sciocchezze qua, perché così è veramente deprimente, cioè non possiamo già, abbiamo difficoltà, i giocatori che tutti sanno che da qui a domenica, forse Oliveira, ma non credo nemmeno che sia possibile, Russo sicuramente no, Antezza sicuramente no, Spano sicuramente no, non possiamo permetterci, possiamo perdere la partita ma non perdere i giocatori. Io penso che i campionati sono sempre aperti, la Gavese come organico e come investimenti credo che sia la squadra che ha la rosa più importante, insieme alla Lamezia forse, sì, insieme alla Lamezia, e mi sembra che domenica ci sia proprio la partita con giovedì c'è Cavese Lamezia, domenica c'è Versa Cavese, quindi credo quella partita deciderà chi riuscirà a contendere il campionato alla Gelbison, che a questo punto mi sembra che abbia un leggero vantaggio, ma non definitivo.